Riconfermato per acclamazione alla segreteria cittadina del Partito Democratico di Atessa, Angelo Sciotti per il secondo anno consecutivo a guidare questo gruppo politico che da questa stagione, possiamo dire, governa e amministra in compartecipazione anche la città di Atessa. Qual è stato il discorso programmatico di Angelo Sciotti in questa occasione? Fondamentalmente ci siamo concentrati più su un aspetto politico e su quello che deve essere la buona politica, così abbiamo chiamato la lista che ha sostenuto la mia candidatura, essendo il percorso di lavoro chiuso all'interno del recinto del programma elettorale che abbiamo presentato agli elettori, il quale ci spenderemo con tutte le nostre energie, con tutte le nostre possibilità e con tutte le nostre capacità perché venga realizzato nel miglior modo possibile. Ci siamo concentrati e mi sono concentrato nella mia relazione soprattutto su quello che deve essere la politica. Abbiamo avuto qui questa sera rappresentanze di altre forze politiche che non sono in coalizione con noi e questo ci ha fatto piacere perché questo è uno degli aspetti della buona politica. La politica non è rincorrere l'avversario per denigrarlo o fischiarlo, la politica è correre tutti assieme verso il bene comune, con idee, progetti, duro lavoro, facendo comunità politica, senza considerare il tuo avversario come qualcuno da abbattere o da eliminare, ma semplicemente qualcuno che ha idee diverse da te. Noi oggi siamo in maggioranza all'interno di una coalizione, ma abbiamo avuto l'incarico di governare la città, ma lo faremo con le altre forze politiche, soprattutto aprendoci come partito politico non solo ai nostri iscritti sul territorio, ai nostri simpatizzanti sul territorio, ma con chiunque voglia discutere con noi. Quali sono i rapporti con gli altri componenti di questa coalizione di Uniti per Atessa? Beh, capirai che far parte di una coalizione, per quanto voglia essere un percorso già definito dagli impegni elettorali presi, è necessario definire quali sono gli strumenti di confronto all'interno della coalizione. Sino ad oggi siamo riusciti a cristallizzare delle procedure che funzionano, che tengono unite la coalizione e che soprattutto tengono forte e vivo il dialogo all'interno della coalizione su fatti e proposte concrete, non sicuramente sulla luna. Al termine, prima dell'acclamazione del neo segretario, c'è stato l'intervento del sindaco Borrelli che abbiamo ripreso integralmente, quindi è inutile sottolineare quanto detto, però ci sentiamo in questo caso di condividere appieno il suo discorso, perché lui ha detto, per non far avanzare i populismi nelle varie declinazioni, basta con le parole, è tempo di agire. Mi viene in mente la vicenda dell'ospedale, purtroppo da alcuni mesi, anzi da alcuni anni, c'è uno stillicidio di cattive notizie della serie al peggio non c'è mai fine. Adesso bisogna, credo, svestire le casacche del Partito Democratico e farvi valere anche voi come circolo del comune di Atessa presso la regione Abruzzo e chi comanda, perché non mi sembra che le promesse siano state mantenute, anzi si va verso tutt'altro tenore. Ma prima di tutto io penso che in politica parlare di promesse è una cosa sbagliata, in politica fondamentalmente deve funzionare con un semplice rapporto, si dice quel che si vuole fare e si fa quel che si è detto. La vicenda dell'ospedale è una vicenda lunga, complessa, che pesa politicamente sulle spalle del Partito Democratico, ma nella mia esposizione all'inizio del congresso ho detto una cosa, che noi prima di essere parte di un partito, prima di fare una scelta di campo, questa scelta di campo viene fatta come espressione di un territorio. Parte della mia relazione si è concentrata su questo, ovvero sia che la politica deve dare risposte a questo territorio che è stato marginalizzato da scelte scellerate, chiedo scusa per la cacofonia, fatte in passato e a cui noi non abbiamo ancora messo rimedio all'interno del famigerato decreto 70, il decreto Lorenzini che considera l'Italia uguale da cima a fondo. Si sono previsti degli standard che si stanno rivelando inapplicabili nella nostra regione. Questa non è la pianura padana che attraversi praticamente in un'ora, qui ci sono zone montane difficilmente raggiungibili, distanti dal luogo di offerta sanitaria eccellente,
e quindi va rivista questa, in linea generale vanno rivisti questi standard ospedalieri, ma nel caso specifico bisogna portare avanti con forza la richiesta di dichiarazione di area svantaggiata. Questa sera ho ricevuto un messaggio di augurio dall'assessore Paolucci, la quale la sposa ed è in attesa che il Consiglio Comunale la faccia propria, in modo che lui possa portarla a Roma con forza politica, e dietro di lui ci saremo noi a sostenere con forza questa richiesta. Questa richiesta che, ripeto, non è solo un fatto politico, è essenzialmente dare risposta ad un bisogno di sicurezza da parte dei cittadini in questo territorio. L'ospedale di Atessa è una sicurezza, un presidio di sicurezza per i cittadini di questi territori, e bisogna fare di tutto per preservarlo in qualsiasi forma. Il sindaco Borrelli ha tra l'altro detto in chiusura di questo discorso che ha invitato sia D'Alfonso che Paolucci ad intervenire al Consiglio Comunale di lunedì. Lei, segretario, dall'autorevolezza avuta questa sera con la sua carica, faccia anche un tentativo per far venire uno dei due, perché sarebbe un bel gesto distensivo essere presenti e spiegare finalmente quali sono le intenzioni. Ma qui sfondi una porta aperta. Io già nel precedente congresso avevo detto che era necessario ricucire questa rottura istituzionale che c'era tra la regione e questo territorio. Mi spenderò, come mi sono speso nei giorni scorsi, per me non è notizia nuova, perché il presidente e l'assessore siano presenti al Consiglio Comunale, compatibilmente con quelle che è la loro agenda, perché sappiamo benissimo che entrambi hanno degli impegni, ma sarebbe un bel gesto venire a dire di persona quello che io ho letto al congresso. Sarebbe un modo per ricucire i rapporti ingiustamente spezzati tra una istituzione come la regione e un territorio vasto ed importante come questo. E per chiudere torniamo ad aspetti più, diciamo, burocratici. Qual è il nuovo assetto della segreteria cittadina del PD? Ma fondamentalmente, come ho detto all'inizio, questo per noi è stato un passaggio burocratico, ancorché in bellissimo momento di confronto politico e di partecipazione sia da parte dei nostri iscritti che di altre forze politiche. Come hai potuto vedere, l'intervento abbastanza vivace e sostanzioso del sindaco, così come di tutte le altre forze politiche presenti, del vice sindaco, dell'assessore, del capogruppo in consiglio comunale, che sono espressione del Partito Democratico. Abbiamo inserito nel nostro direttivo due rappresentanze di comuni vicino al nostro in cui non c'è il circolo del PD, appunto per dare forza politica e istanze che vengono da questo territorio. Sono Nicola Pallante, il vice sindaco di Tornareccio, e Beatrice Fioriti, una giovane militante di Casalanguida. Fondamentalmente cambia nulla, andiamo avanti così, squadra che vince non si cambia. No, io vi ringrazio anche perché sono stato sollevato in qualche modo da fare l'intervento sull'amministrazione, perché in modo sintetico, succinto, ma brillante e puntuale, sia il vice sindaco Federica sia Giovanna penso che abbiano dato un po' conto della situazione che abbiamo, del clima che viviamo. Io però, scusate, siccome sono abituato a passione politica, insomma, ad assistere, a vedere, a partecipare ai congressi, intervengo in questo congresso non tanto come sindaco, ma cercando di dare anche un contributo politico alla discussione, se non altro perché penso che condividiamo le stesse aspirazioni, le stesse finalità. E questo mi induce a dire alcune cose politiche che spero siano condivise da tutti. Nel caso, come dire, rilanciamo il dibattito, possiamo andare dopo cena, perché tanto l'ultimo consiglio per finire alle 2:30, non ricordo che ora era, quindi la questione politica porta anche a sviluppare nella notte il dibattito. Io parto da alcune considerazioni politiche. La nostra coalizione, in qualche modo, nel suo piccolo, nella sua modestia, prefigura o potrebbe prefigurare quella che è l'alleanza, la coalizione che tra pochi mesi si misurerà a livello nazionale per cercare di impedire che questo paese finisca in mano a una certa destra o in mano a movimenti populisti o di altra ispirazione. Questo ci porta a considerare e a dover dire che noi dobbiamo stare attenti anche ad armonizzare di qui a pochi mesi i livelli comunali, che è il nostro, il livello regionale e il livello nazionale.
perché questa battaglia si deve vedere tutti i partecipi, ognuno con le sue caratteristiche. Parlo naturalmente di un centro-sinistra largo, civico, plurale, qual è quello che attualmente amministra il nostro comune. Noi in qualche sede, in qualche modo siamo, come dire, nel piccolo, un esperimento di questa realtà che domani si presenterà al governo della nazione. Per fare questo però dobbiamo correre molto, migliorare molto e correggere alcune impostazioni. Ora, parlando della regione, noi abbiamo apprezzato e apprezziamo alcuni interventi della regione, ne cito brevissimamente, non voglio farvi fare tardi. La regione ha fatto degli interventi importanti, cioè ricomprendere l'Abruzzo nella ZES, la zona economica speciale, sembra una malattia tropicale, ma in realtà è una cosa che interesserà il nostro territorio dal punto di vista economico, per le agevolazioni fiscali, per gli investimenti che ci saranno, per una serie di altre cose, ma c'è l'importante che va apprezzato. Così come il fatto che la Fondo Valle Sangro da 40 anni ferma è stata finalmente cantierata e partiranno i lavori a gennaio, è un'altra cosa positiva. Ne cito due, ne potrei citare altre naturalmente di cose per dire cose che si apprezzano. Però io penso che noi non possiamo ritenerci appagati di questa situazione, perché il lavoro parte proprio anche da alcune cose fatte, da alcune cose raggiunte, anche dalle piccole cose che abbiamo fatto noi in questi pochissimi mesi di amministrazione, ma il lavoro viene adesso, perché la grande responsabilità, il grande compito che noi abbiamo a partire dal nostro comune è quello di riaccreditare la politica presso i cittadini e presso i territori. Questo è, come dire, il compito storico, il compito politico che io penso dobbiamo avere tutti quanti, come Partito Democratico, come coalizione, come diciamo gruppo che si pone, diciamo, e si è candidato non solo alla guida di questo paese ma alla guida della nazione, un compito molto impegnativo e molto difficile naturalmente. Qui per arrivare a questo risultato però, come dire, dobbiamo anche sapere che insomma sulle spalle delle amministrazioni e sulle spalle dei sindaci, per quanto vogliono essere robuste, non possiamo scaricare le difficoltà o le inadempienze delle centrali di comando regionali e nazionali. Ed ecco perché ci dobbiamo dare da fare e dobbiamo sapere che abbiamo bisogno di tempi rapidi, celeri per certe procedure, perché purtroppo la politica si è squalificata anche per la lentezza delle realizzazioni, dei tempi che non si vedono, e quindi a questo riguardo anche realizzazioni buone come questa della ZES che ho citato. Se entro 200 giorni questa nuova iniziativa nazionale che vede la nostra regione partecipe, il nostro territorio ad essa e circondario direttamente impegnati e investiti, se non si realizzano, non si realizzano bene, o è solo diciamo lo stanziamento di qualche milioncino, ma non è all'interno di un progetto coordinato e lungimirante che produca sviluppo vero, compatibile con il territorio. Sappiamo che su questo territorio vogliono investire in diversi, anche diciamo imprese che noi non vogliamo sul nostro territorio, come quella che vuole costruire il gasdotto da Bomba a Paglieta, come questi che vorrebbero mettere lo smaltimento in tutti, deve essere quindi uno sviluppo vero, ecocompatibile. La stessa storia della Fondovalle è importante, ma dobbiamo sapere che arriva tardi. Io ho parlato con i vertici della Sele e dice sì, però finché non ce la fate, ancora una volta progetti, perché? Perché le parole, le promesse non mantenute o ritardate hanno appesantito e hanno fatto perdere di credibilità alla politica tutta in questi anni, ed ecco perché anche le sezioni sono poco frequentate, ed ecco perché la politica soffre di questo grande distacco dai cittadini, ed ecco perché c'è questo grande spazio per tutti questi movimenti cosiddetti populisti, ma che in realtà dell'antisistema e del disprezzo e dell'attacco anche volgare personale, come ricordava giustamente Angela all'inizio, fanno la loro bandiera, fanno il loro modo di vedere e di portare avanti. Io penso che se vogliamo in qualche modo portare avanti questo disegno, che è molto impegnativo, impegnativo a tutti noi, perché richiede naturalmente innanzitutto un impegno, uno sforzo maggiore e più incisivo da parte di tutti noi, a partire da noi come amministrazione, come coalizione, come partiti, come movimenti, però dobbiamo, come dire, dirci alcune cose molto chiaramente.
In questi anni, a mio giudizio, grandi progetti, pur importanti, non sono andati avanti, non hanno raggiunto gli obiettivi che volevano perché non hanno coinvolto territori come questo, o anzi sono venuti al di sopra e al di là di questi territori. Di questo noi soffriamo. Non c'è stata una semina in queste terre. E quando parlo di territori mi fa piacere di aver sentito Pallante, mi fa piacere che nel vostro circolo ci sia anche Casalanguida, perché quando parlo di territorio, lo sapete, è stata una delle nostre parole d'ordine, dei nostri punti cardine della campagna elettorale, noi parliamo di territori in senso ampio, parliamo del Sangro, del Sacramentino, della Valle, parliamo solo del Comune da Tessa, quindi in queste terre non ci sono state seminagioni di lunga visione. D'Annunzio diceva fumiga l'aratro quando, diciamo, muove la terra, qua fumigava poco, ha fumigato poco l'aratro e quindi noi scontiamo di queste difficoltà. Ne accenno uno rapidissimamente, ne ha già parlato abbondantemente Angelo, che questa è la vicenda dell'ospedale. Ora, la vicenda dell'ospedale, mi permetto di dire, non può finire solo con dichiarazioni di buona volontà o con scambi di messaggini. Io, oltre a parlare con Paolucci, ho parlato anche con D'Alfonso. La nostra proposta è condivisa, perché la nostra proposta è una proposta, come dire, realistica, fattibile, perché è all'interno della legislazione vigente, all'interno della Lorenzini, che prevede ospedale per area disagiata. Ecco perché l'abbiamo discussa, l'abbiamo elaborata e l'abbiamo portata avanti all'interno della maggioranza. È una proposta forte ed è una proposta che comunque prevede la trasformazione dall'ospedale generalista a un altro tipo di ospedale di area disagiata. Ma quello è e quello deve essere, di quello discuteremo lunedì. Vi informo che al Consiglio di lunedì ho ufficialmente invitato sia D'Alfonso che Paolucci. Quindi, nello scambio di messaggi, Angelo, ti prego di invitare Paolucci a partecipare al nostro consiglio comunale di lunedì. Il problema dell'ospedale, vedete, a qualcuno può anche non interessare, o può apparire un problema ormai perduto. Qui non è perduto niente, ma soprattutto il problema ospedale è una vicenda paradigmatica, significativa dell'interesse e dell'attenzione che la regione e il governo mettono su questi territori. È un modo di riaccreditare la politica, la buona politica, come è indicato e come è, diciamo, l'obiettivo e la linea del vostro congresso, che Angelo ha, mi pare, molto ben illustrato all'inizio. È questa buona politica, l'impressione appunto che ci sia una zona anche di questa piccola regione, piccola rispetto al resto d'Italia, che abbia una zona privilegiata, che è l'area metropolitana, e una zona disagiata, che è quella dell'Abruzzo meridionale, per le ragioni che lui ha ricordato, non può essere, non è ammissibile. Ma il problema qual è? È che noi non possiamo limitarci solo a fare le analisi politiche, perché i congressi servono per le analisi, ma servono anche per avviare la soluzione dei problemi e le iniziative di lotta quando i problemi non sono risolti. L'abbiamo detto anche in campagna elettorale e cerchiamo anche di portarla avanti in questa occasione. Noi siamo un'amministrazione di lotta e di governo. L'abbiamo detto in campagna elettorale sull'ospedale: noi non abbiamo subito l'attacco dei nostri cortesi avversari perché abbiamo detto che abbiamo fatto battaglia fino all'ultimo sangue, ed è per questo che non sono passati. Ma stiamo attenti che se passano questi mesi rimanendo la situazione che è, perché nel frattempo, anzi, lo dobbiamo dire nel congresso, nel frattempo è andata avanti la spoliazione, questo è il punto. Cioè, ha chiuso pure la medicina qualche giorno fa, c'era stato quell'accoppiamento nelle settimane precedenti tra fisioriabilitazione e lungodegenza, che era un ulteriore ridimensionamento. Quindi mentre ci sono alcune dichiarazioni di buona volontà, io l'ho avuto ripetutamente da parte del Presidente della Regione, era previsto ed è previsto ancora un incontro a Roma, che era stato, di cui era stata fissata anche la data, improvvisamente svitata sine die, senza sapere qual è la prossima data. Allora io dico molto chiaramente che noi non possiamo impiccarci alla legge Lorenzin. La legge Lorenzin ha anche degli aspetti positivi che si sono verificati anche in questa regione,
ma la legge Lorenzin è sbagliata per quello che riguarda i piccoli ospedali, perché tratta i piccoli ospedali tutti allo stesso modo, non sono tutti uguali, non hanno tutti la stessa storia, non hanno tutte le stesse capacità, non hanno tutti, diciamo, la stessa vocazione, la stessa necessità rispetto ad un territorio. Allora io dico, noi non possiamo impiccarci nel rispetto della legge Lorenzin, perché potremmo anche rispettare la legge Lorenzin e aprire la porta agli unni. Meglio non rispettare la legge Lorenzin e non aprire la porta agli unni. Non so se è chiaro il discorso. Allora, il problema è questo, che noi dobbiamo deciderci che cosa vogliamo fare. Allora, siccome fino adesso abbiamo discusso, abbiamo fatto incontri su incontri, abbiamo presentato una proposta forte e credibile, abbiamo avuto le assicurazioni che su questa proposta non solo c'è l'impegno, ma c'è la condivisione, adesso vogliamo subito vedere la realizzazione dei fatti. Altrimenti, e questo è l'invito che vi faccio, lo faccio a tutta la coalizione, lo faccio a tutti i componenti della nostra coalizione, questa sera quindi in particolare al Partito Democratico, ringrazio per l'ospitalità e per l'opportunità che ci offre, dobbiamo mettere in piedi iniziative di lotta. Cioè, se vi volete, se ci vogliamo riaccreditare sul territorio, dobbiamo riscoprire quella che è una tradizione della sinistra. La lotta, questa lotta è stata dimenticata ed è questa la ragione per la quale c'è scarsa partecipazione e c'è scarsa affezione alla politica. Se non la facciamo noi, la fanno altri, e la fanno su parole d'ordine sbagliate, la fanno su impostazioni sbagliate, la fanno mangiandoci l'erba sotto i piedi. Questo noi qua ad Atessa non lo possiamo permettere. Dobbiamo organizzarci per bene, perché lunedì il Consiglio Comunale discuterà su questa vicenda dell'ospedale, c'è stata una mozione presentata dall'amico di progetto Atessa, c'è una mozione presentata dalla nostra coalizione, ci sarà una discussione, la mozione presentata dalla maggioranza prevede un pieno appoggio del Consiglio alla proposta dell'ospedale di comunità, dopodiché nessuno ha più armi. Su questa proposta si marcia uniti, anche fisicamente, non solamente facendo appelli, facendo comunicati, facendo dichiarazioni. Basta con le chiacchiere, noi siamo la coalizione del fare, dobbiamo metterci in campo, a costo anche di scontrarci con i nostri amici e con i nostri alleati, perché facendo questo facciamo anche i loro interessi. Perché c'è il problema di riaccreditare un vertice politico, e attualmente non deve sfuggire che, con tutte le sue diversità e all'interno di un pluralismo molto variegato, la coalizione comunale, la coalizione regionale e la coalizione di governo vede partecipi e cointeressati le stesse forze, sia a livello cittadino che a livello regionale che a livello nazionale. Quindi non ci sono alibi, e non ci sono alibi per nessuno. Se la nostra battaglia è giusta, non la possiamo più solamente programmare, dobbiamo rimetterci in marcia, dobbiamo rimetterci in moto per portare avanti iniziative molto più incisive di quelle che abbiamo fatto, perché il tempo della pazienza è scaduto, ed è scaduto per tutti. Quindi chi ci vorrà stare ci sta, mi auguro che siano le forze politiche a farsi promotrici di questa iniziativa, se non sono le forze politiche sarà l'amministrazione, il sindaco in prima persona a farsi promotore di questa iniziativa a Pescara, per rivendicare i diritti dei cittadini e i diritti del nostro territorio, che non possono essere calpestati e non possono venire dopo nessuno. Questo è un territorio grande, un territorio importante, è un territorio che merita rispetto e rappresentanza migliore di quella che ha avuto finora, di quella che ha avuto finora. Io sono arrivato in ritardo e me ne scuso, perché sono stato nel primo pomeriggio a partecipare all'inaugurazione, o meglio all'ingrandimento, al rilancio di una fabbrica, la Verde in Plastica, che è una piccola fabbrica, perché questo non è solo il luogo della Sevel, della Honda, della Palagro, delle grandi fabbriche, è il luogo anche di queste realtà medio-piccole, di questi imprenditori, un self-made man, uno che si è fatto da solo, faceva l'operaio, un fanale industriale, ha raddoppiato la sua produzione, la sua fabbrica, l'ha ingrandita, e oggi c'era tanta gente lì sotto a festeggiare, a ringraziarli, a augurare un buon lavoro e grande successo.
Questa è la nostra realtà, questa è una terra benedetta. È una terra benedetta usata male, è usata male per divisioni politiche, per insipienza politica di tutti noi. E mi dispiace che siano andati via anche i nostri cortesi oppositori o le minoranze, perché a questa battaglia noi chiameremo a partecipare anche gli altri. Questa è una battaglia in difesa del territorio, un territorio come questo, che ha questa ricca zona industriale, la più ricca del centro Italia, e ha questo territorio disagiato alle spalle, con questi comuni che all'inverno rimangono isolati, sono così difficili da raggiungere per le condizioni climatiche e per le condizioni delle strade, non può essere trattata in questo modo. Se siamo trattati in questo modo è perché evidentemente non ci sappiamo far valere. Dobbiamo imparare a farci valere in modo educato, ma in modo fermo, in modo costruttivo, ma senza fare sconti a nessuno. Non ci sono amici da tutelare, non ci sono interessi particolari da difendere. Come ha detto giustamente Angelo, guardiamo al bene dei cittadini, guardiamo al bene comune. Questo territorio deve avere un riconoscimento per quello che riguarda la sanità e per quello che riguarda tutti gli altri aspetti economici, sociali, territoriali, maggiori di quelli. Noi siamo stati eletti pure per questo. Uno dei punti programmatici è esattamente questo. Alcune cose l'ha detto puntualmente il vice sindaco, l'ha detto anche Giovanna, l'ha detto i nostri amministratori, i nostri assessori, li stiamo facendo, dobbiamo migliorare, sappiamo le cose che mancano. Stasera, scusate, non voglio parlare delle manutenzioni, questo è un congresso, si parla di politica, c'è bisogno di uno sforzo collettivo e corale per andare avanti, perché i populismi e i vari ismi deleteri della politica italiana si battono. Se riusciamo a riaccreditare un ceto politico dirigente, una classe dirigente, e se sappiamo ricollegarci alle aspirazioni e ai bisogni della popolazione, a soffrire i loro drammi, a vivere i loro drammi, a saperli rappresentare, altrimenti tra 4 mesi avremo la certificazione che il vento batterà altrove, e noi non vogliamo che il vento batta altrove, ma vogliamo che il vento gonfi le nostre vele, perché siamo sulla rotta giusta, ma dobbiamo tutti assieme navigare con più forza, a costo di metterci anche contro alcuni amici e compagni in questo momento. Grazie.